Ecco perché. Non era poi così difficile. Misi nel carrello una confezione di scaloppine, seguita poi dalle cipolle, un paio di limoni e un melone giallo e profumato. Mi sentivo soddisfatto. Un pranzo a base di carne alla vecchia maniera. Il successo era assicurato. Avrei convinto Egle e Gianmarco ad aiutarmi in cucina, così i ragazzi si sarebbero lasciati andare e durante il pranzo avrebbero parlato delle loro squadre del cuore, delle lunghe corse in bicicletta sulla nuova pista ciclabile e insomma avrebbero anche riso, come facevano un tempo, quando era viva la madre. Continuità. Ebbene sì, ce la meritavamo. Come ci eravamo meritato tutto quello che chiamavamo bene e male, e avevamo vissuto fino ad allora. A che livello ce l'eravamo meritato? Esattamente al livello del nostro grado di evoluzione che ci aveva fatto scegliere le esperienze che avevamo vissuto. Quando Egle imboccò il vialetto di casa, Pluto stava giocando con la palla da tennis che gli lanciava Gianmarco. Era ormai quasi buio e i lampioni brillavano gialli contro lo sfondo degli alberi. Gianmarco si tolse la visiera del berretto sugli occhi e annunciò se stesso come famoso lanciatore di baseball. Pluto rimase a osservare attento il padrone che sollevava il braccio sinistro e lanciava la palla. Io vidi tutto e mi chiesi, in questa scena di famiglia serena, perché manca mia moglie? Perché la morte di mia moglie aveva necessità di esistenza per lei, per me, per i figli e in maniera ancora più pressante per costituire una base su cui noi poi potevamo scegliere e sperimentare la nostra vita futura, mi risposi. Continua.